Ciao a tutti, moltissimi, tantissimi di voi sulla mia pagina Facebook e sul mio sito internet mi hanno scritto in questi giorni commentando la manovra finanziaria presentata dal governo dei tecnici, dal professor Monti. Tantissimi mi hanno rivolto suggerimenti, molti le critiche, molte le paure e le preoccupazioni. È una manovra molto dura, è una manovra che se avessimo dovuto fare noi non avremmo fatto in questi contenuti, è una manovra... Che non a caso c'è un governo in un momento di democrazia sospesa, un governo di tecnici, che chiama alla responsabilità di tutti, da parte del centrodestra e del centro-sinistra. In questi giorni dovevo essere a Marsiglia al congresso del Partito Popolare Europeo, oggi stesso c'è lì il segretario Alfano. Ho deciso di stare qui a Roma perché stiamo lavorando per presentare gli emendamenti del Popolo della Libertà e per cercare, almeno in alcuni punti, di migliorarla, cioè di renderla più equa. Uno fra tutti, la Casa. Purtroppo il governo Monti ha voluto rintrodurre la tassa sulla casa, noi crediamo che si debba tener conto di un fattore fondamentale, quello della famiglia e dei figli, la casa non è una ricchezza, la casa è il luogo dove la vita e la qualità della vita di ognuno di noi può e deve svolgersi, se uno abita in 100 metri quadri da solo è diverso se abita in 100 metri quadri ed è sposato e ha due figli, questo il professor Giarda e i professori e i tecnici se lo devono ricordare.